piazzetta del nord. La prossima no. Cosa è successo, ragazzi? Ma niente. Cioè, siamo partiti un po' col coltello tra i denti perché un secondo e otto giustamente non è tanto, per me non è neanche poco, perché insomma Crugnola so benissimo il passo che ha, è veramente tosto, è ovvio che insomma bisogna fare di tutto e di più per cercare di tenerlo lì. Sapevo benissimo che comunque era una bella gatta da pelare e sapevo benissimo che era più forte, perché comunque è un avversario veramente in gamba, lo conosco e ha fatto dei grandi risultati, l'avevo già incontrato parecchi anni fa, cioè comunque è un bravissimo ragazzo, simpaticissimo, sei lui che è navigatore, guarda. Purtroppo insomma la foga di venire qua a Fomarco e cercare di recuperare qualche secondo forse ha pagato un pochettino. Il fattore di poter arrivare qui insomma un po' agguerriti, abbiamo fatto la salita, abbiamo attaccato, abbiamo fatto anche qualche pasticcio e ovvio che nella discesa cercavo di recuperare il più possibile, forse per 3-4 centimetri di più ho preso un palettino e ci ha arretrato un po' la gomma, ovvio, si è sfilata la gomma dal cerchio, non c'è più niente da fare, inutile andare avanti e magari rischiare di fare dei danni ulteriori. Quindi niente, abbiamo abbandonato la gara, adesso speravamo in un super rally per rientrare, ma purtroppo non c'è la possibilità, quindi niente. Andremo a cena. Salutiamo qua. I ragazzi di Vicino Rally che mi hanno detto vi hanno accolto benissimo. Sì, no, i tifosi veramente al Fumare Attraverso ci siamo fermati per salutare tutti.